fra sabato e domenica in mille piazze della Lombardia e in ancor più piazze di tutto il nord ci sarà il rush finale per raccogliere firme sui 6 referendum Fornero, Merlin, immigrazione clandestina, perché vogliamo arrivare a 500.000 entro maggio e quindi vogliamo dare la botta finale, portare sulla scrivania di Renzi qualche milione di firme per dei referendum che cambierebbero in meglio la vita degli italiani, perché cancellare la legge Fornero e regolamentare, togliere dalle strade la prostituzione sono due atti di civiltà. E poi ci sarà anche una consultazione popolare, quella che Grillo promette fra 6 mesi, 1 anno, 2 anni, non si sa quando. Noi la facciamo sabato e domenica, non so se abbiamo già le schede, aspetta un secondo, perché c'è proprio il sì e il no, gli chiedi se c'è la scheda, non so se l'abbiamo portata, no, boh. Vabbè, comunque ci saranno le urne con la scheda sì o no all'euro, ovviamente la mia e la nostra risposta è abbastanza eloquente. No, questa è la locandina, ma poi c'è proprio la scheda elettorale che verrà imbucata, però vabbè, fa niente, è come se l'aveste vista, per chiedere ai lombardi, siccome il dibattito è aperto, se tenersi l'euro o se mollare l'euro, e quindi... Ma sono in Lombardia? In tutto il nord, dove siamo presenti. Però devo dire che una buona metà delle firme che stiamo raccogliendo sui 6 referendum, quelli ufficiali, stanno arrivando dai comuni del centro e del sud. Cioè Napoli ha dato quasi 500 firme contro la legge Fornero e Roma idem. Quindi non è, ovviamente lì non abbiamo i gazebo perché non abbiamo le sedie e i militanti. Però c'è la gente che sta andando in comune a firmare a Ragusa, ad Alghero e a Lamezia Terme. Ma quante firme avete raccolte invece per questi? Entro settimana prossima lo sappiamo dire, perché dobbiamo raccogliere i dati di 8.000 comuni e non è semplice. Però l'obiettivo è arrivare a 500.000 e consegnarle entro giugno, quindi è un obiettivo ambizioso e dobbiamo riuscirci nel più breve tempo possibile. 500. Sicuramente abbiamo superato metà strada, non so dirti se però sono 250 o sono 400.000. Il responsabile del referendum è quello lì che fa le foto con l'iPad verde e quindi è lui che entro metà settimana prossima deve dirmi a che punto siamo. A proposito di Ragusa, che impressioni hanno fatto le immagini, le tante immagini che si susseguono degli ultimi sbarchi e dei morti purtroppo che ci sono stati? Ma quando vedo i morti mi incazzo, perché pesano sulle coscienze di quelli che illudono e fanno partire queste persone. Per quanto riguarda gli sbarchi mi arrabbio anche lì, perché non è il modo di aiutarli, perché spendere 35 euro al giorno per queste persone mentre il disabile italiano ne incassa 10 è follia. Noi diciamo come Lega, e l'abbiamo dimostrato in passato con Maroni, che quei soldi vadano spesi in Africa. Si spendano là invece che spenderli qua, anche perché ieri ero nei pressi di Verona in un hotel 3 stelle, nell'hotel Garda, dove ci sono una ventina di ospiti di questo tipo, e in Sardegna invece sono sistemati un'ottantina di ospiti di questo tipo negli agriturismi, quindi c'è anche una stagione turistica a rischio. E poi domani mi consegnano dei dati anche sul rischio sanitario che c'è, e quindi ho chiesto dei dati però documentati dagli ospedali del nord, dove alcune anticipazioni mi dicano che ad esempio sulla situazione della scabbia c'è un più 40% rispetto all'anno passato, e quindi e per la tubercolosi ci sono alcune forme di tubercolosi difficilmente curabili che erano scomparse, quindi anche da quel punto di vista lì siamo tutt'altro che tranquilli. Sulla parodia sbarcare informati cosa ne pensa? Beh, che ormai è realtà. Io da europarlamentare ho ricevuto fino a settimana scorsa delle telefonate di colleghi europarlamentari stranieri che mi chiedono perché l'Italia spende soldi per aiutare gli scafisti, e sono in imbarazzo a rispondergli perché non l'ho capito neanch'io. Quindi ormai mancano i cartelli in mezzo al Mediterraneo che smistano un po' in Sardegna, un po' in Sicilia, un po' in Calabria, e danno le brochure degli alberghi che poi li ospitano. Detto questo, ripeto, è un rischio anche per chi parte, è un rischio per chi accoglie, ma è un rischio anche per chi parte. Senti, invece la vicenda del complotto che fece cadere il governo Berlusconi. Voi eravate in quel governo, Napolitano dice che assolutamente è caduto per incapacità, diciamo, di agire. Invece Forza Italia grida al complotto. Tu cosa pensi? Ma sicuramente è incredibile e preoccupante che emerga che qualcuno ha tentato di rovesciare un governo democraticamente eletto, cosa che ormai tranne Napolitano chiunque è costretto ad ammettere. È altrettanto incredibile che la stessa Forza Italia, vittima di questo complotto, il mese dopo abbia votato un governo che aveva organizzato questo complotto. Cioè, se ti mandano a casa dopo un complotto non voti il governo Monti, evidentemente.
quindi, però è preoccupante perché che ci fossero state delle pressioni e delle speculazioni finanziarie in quella famosa estate è evidente anche ai pali della luce. Non mi spiego perché appunto Berlusconi poi sostenne un governo illegittimo come il governo Monti.